Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Da quello che avrete già intuito dal titolo, questo sarà un mega video unboxing dedicato ad Harry Potter. Però prima di farvi vedere cosa ho comprato, voglio introdurvi questo acquisto. Perché? Allora, perché ho fatto questo acquisto? Quando andavo a scuola parecchi anni fa, quindi non lavoravo, era uscito in quel periodo, se non sbaglio, il sesto o il settimo film, in edicola partì in contemporanea all'uscita del film una raccolta a fascicoli dedicata ad Harry Potter. E con questa raccolta c'erano le statuine, le action figure di Harry Potter, di tutti i personaggi di Harry Potter. Quindi potete immaginare come un ragazzino possa andare fuori di testa per una cosa del genere. Io andai subito in edicola ad acquistare il primo numero, dove appunto si trovava il professor Silente, ancora ce l'ho qui nella sua scatolina, e quindi felicissimo. Il primo numero costava intorno ai 2 euro, 2,90 euro, non ricordo, con l'idea di dover fare tutta la raccolta. Poi invece, come ogni raccolta che si rispetti, girando il cartone ho visto che il secondo fascicolo già costava intorno a 6 euro, e quindi mi ero già scoraggiato, perché i miei genitori non avrebbero mai speso quella cifra moltiplicata per 70 uscite. Quindi, arrivato a casa, apro questo fascicolo e scopro che le successive, a partire dalla terza, arrivavano a costare addirittura sui 10 euro l'una. Quindi a quel punto, niente, andando a scuola, non lavorando, chiedendo già i soldi ai miei genitori per uscire, per le gite, per la ricarica del telefonino, non potevo di certo chiedergli di comprarmi anche queste statuine. Quindi comprai la prima, che ancora ho qui, e che vi faccio vedere senza scatola, perché erano davvero molto carine, molto ben fatte queste statuine. Ho messo questa in libreria e basta, ed è finito tutto lì. Ecco qua il professore Silente, spero riusciate a vederlo bene. Sono fatte davvero bene, erano molto molto belle queste statuine, però costavano davvero un fottio di soldi, costavano troppo. E quindi niente, l'ho messa, come vi ho detto, in libreria ed è finita lì la cosa, e ho dimenticato questa raccolta. Poi, passati tanti anni, ho sempre sperato che la De Agostini rimettesse in vendita questa raccolta per poterla fare, visto che ormai ho un lavoro e quindi potrei anche investire su questa raccolta, ma la De Agostini invece non ha più fatto nulla. Fino a quando, un paio di giorni fa, ero su Facebook e ho trovato un annuncio dove un ragazzo di nome Filippo vendeva queste statuine ancora impacchettate, e parlando con questo ragazzo poi ho scoperto che ha anche un negozio su eBay dove vende appunto queste statuine, ma anche tanti altri resi d'edicola, come ad esempio i modellini di aerei, i soldatini in piombo, e mi ha detto che gli arriveranno presto anche tante altre novità. E per chi invece volesse acquistare in quantità un po' più grandi, come ho fatto io, allora lo potete contattare direttamente su Facebook, vi lascio il link al suo profilo, mandargli un messaggio, e allora magari per più pezzi riesce a farvi anche uno sconticino. Quindi comunque parlate con lui se volete, io non ci guadagno niente, non è che stia facendo questo perché ho un ritorno economico, ma semplicemente perché è davvero una bravissima persona, un bravissimo ragazzo che sta cercando di lavorare in questo senso, e quindi mi fa piacere dargli una mano. Io mi sono trovato benissimo, mi ha mandato tutto tramite corriere in 2 giorni, quindi veramente mi sento di consigliarvelo. E comunque, tornando alla storia, come vi stavo dicendo, io aspettavo sempre che De Agostini mi facesse questa uscita, ho trovato questo ragazzo, abbiamo parlato e ci siamo accordati su un prezzo, e finalmente sono riuscito ad avere tutta la raccolta di statuine di Harry Potter. Quindi ho speso abbastanza, però era un desiderio che avevo da tantissimi anni, una di quelle cose che ti resta dentro, che tu volevi fortemente da ragazzino, ma che per motivi economici non hai potuto comprare, e che oggi, finalmente avendo un lavoro, ti puoi permettere di comprare e passarti questo sfizio. Giustamente, non avendo una famiglia sulle spalle, allora posso magari buttare un po' di soldi su cose un po' più, diciamo, frivole. Quindi ho comprato tutte le statuine di Harry Potter, adesso ho qui sotto i miei piedi il pacco che vi faccio vedere, è davvero un pacco gigantesco, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, è un pacco davvero enorme, pesantissimo, pesa sui 10 kg, quindi c'è un bel po' di roba. Io ancora non l'ho aperto, ho aspettato di farlo con voi, è da una settimana che ce l'ho praticamente a casa, che sto fremendo dalla voglia di aprirlo, quindi adesso lo apro, ne vediamo qualcuno insieme, lo apriamo assieme.
e poi magari vi faccio una carrellata di tutti i personaggi sconfezionati, perché sono più di 60, quindi non penso sia il caso di aprirli uno ad uno davanti alla telecamera. Aprirò quelli più significativi e poi tutti gli altri vi faccio vedere invece già aperti, così velocizziamo un po' le cose. Qua c'è il pacco, coltello, andiamo ad aprire. Allora, vediamo. Ok, vorrei morire dentro questo pacco. Già ve lo dico, chiudetevi dentro questo pacco e uccidetemi e seppellitemi insieme a queste statuine. Ragazzi, sono di una figata bestiale. Vi faccio vedere un po' quello che c'è dentro la scatola. Così mi sa che non riesco ad alzarla. Taglio i bordi e ve la faccio vedere. Anche l'ultimo bordo è stato tagliato, ora ve la posso fare vedere meglio. Allora, ci siamo riusciti. Ragazzi, ecco qui tutte le statuine. Spero riusciate a vederle bene. Sono tantissime, sono tantissime. Vediamo, ora ne prendiamo qualcuna a caso, la apriamo e ve la faccio vedere. Allora, iniziamo, vediamo cosa pesco qua dentro. Il primo è uno di quelli un po' più grandi. Ci sono alcuni personaggi davvero grandi come gli animali ed è Fierobecco. Quindi apriamo Fierobecco e vediamo com'è. Ah, ci tengo a dire che io sto strappando le scatole ad una e le sto aprendo per farvele vedere, perché a me la fine delle scatole non interessa tanto. Però mi è stato detto dal mio amico Simone di Tokyo che togliendole dalle scatole probabilmente perdono tutto il valore. E mi ha anche detto che se avessi aperto le scatole davvero durante il video, lui avrebbe terminato la nostra amicizia, avrebbe concluso la nostra amicizia. Quindi io l'ho aperta, Simone, però non mi odiare, restiamo comunque amici. Spero che tu un giorno riuscirai ad accettare questa mia decisione. Mi dispiace, io ti voglio bene, però l'ho dovuto fare. Allora, ecco qui Fierobecco. Sono fatte tutte in resina, sono davvero molto dettagliate, iper dettagliate. Ragazzi, questa di Fierobecco è davvero una figata. Già solo questa, anche comprando solo questa e metterla esposta vicino ai libri, secondo me è una figata terrificante. Apriamone qualche altra. Qui c'è la Fenice di Silente. Si butto tutto a terra, fa figo, però poi devo andare a pulire tutto. Allora, ecco qua la Fenice, guardate che bella sul trespolo, è davvero bellissima, fatta bene, le piume, dettagliata, colorata da Dio, veramente bella pure questa. Ora abbiamo Tonks con i suoi capelli rosa, vediamo anche questa. Anche questa, anche in faccia, sono fatte davvero bene, spero si riescano a vedere anche dal video, però anche in viso sono molto dettagliati. Ha i capelli rosa, hanno comunque le stesse sembianze degli attori dei film, quindi veramente molto molto belle, sono fatte davvero bene. Un altro di quelli belli grossi, abbiamo il troll di montagna, questo è veramente grande. Se non sbaglio era una delle prime uscite addirittura, forse la seconda o la terza. Ok, questo è un po' più complicato da aprire perché ha anche le fascette di sicurezza. Allora, guardate che bello. Questo è il suo piedistallo, hanno tutti una base sotto, sono marchiati Harry Potter sotto, quindi sono articoli ufficiali. Questa è la cosa anche figa, che non sono delle riproduzioni cinesi, ma sono articoli ufficiali marchiati Harry Potter Warner Bros, sotto c'è scritto Warner Bros. Quindi secondo me è un investimento alla fine per pochi euro. Allora, vi dico anche bene o male i prezzi, partono da 3,90€ fino ad arrivare intorno ai 6€ per questi un po' più grandi. Se dovete comprare pochi pezzi, comprateli direttamente su eBay, nel link che vi lascio del negozio di Filippo. Però se volete prenderne tanti, allora contattatelo direttamente su Facebook, che sicuramente vi farà uno sconto. Ditegli magari che avete visto il video, che lui sicuramente avrà un occhio di riguardo nei vostri confronti, qualcosa riuscirà a fare. Probabilmente mia mamma, appena vedrà questa scatola con tutti questi pupazzi, mi dirà che sono scemo completamente, che ho già la stanza piena di roba e che non c'è più dove metterlo, e che lei non vorrà mai spolverarli e me li dovrò spolverare io da solo. Però è un sacrificio che farò, probabilmente. Probabilmente li pulirà lei, però beh. Poi c'è Hagrid, anche questo con Thor messo di sotto. Apriamo quest'altro, ne apriamo altri due e poi li apro tutti da solo e ve li faccio vedere sconfezionati, sennò questo video dura 20 anni e non mi sembra neanche il caso. Così velocizziamo un po' la cosa. Anche questo, ragazzi, guardate quanto è bello questo qua.
Hagrid con Thor tra le gambe, questo pure è davvero bello, è fatto bene, sono dipinti benissimo, in faccia veramente sembra lui, sembra veramente preso dal film e messo qui su un piedistallo, bellissimi. Io non, veramente non ve li devo vendere perché li ho comprati tutti e non ne guadagno nulla, però sono davvero contento di questa cosa, spero di riuscire a trasmettervelo, sono molto contento. Ah, e poi ho preso anche altre due cose da lui. Ho preso gli espositori. Ora ve ne faccio vedere uno. Eccolo qua. Sono degli espositori che fermano i libri. Ne ho presi due, magari da mettere in mezzo ai libri di Harry Potter. Questi qua, uno a destra e uno a sinistra, in modo da poterli tenere fermi e metterci sopra tutte le statuine. Apriamo anche questo, ve lo faccio vedere. Vediamo com'è. È smontato, pensavo fosse tutto unito. Allora usciamo i vari pezzi. Ok, guardate, questo è il fermalibri. Sono praticamente dei gradini. Dei gradini, in teoria quelli di Hogwarts dovrebbero essere, dove poi poter andare a posizionare i personaggi esposti, magari con i libri messi da questa parte che tengono tutto in piedi. Dopo aver sistemato tutto nella mia libreria, penso che farò una foto e ve la metterò alla fine del video, oppure la metterò sulla pagina Facebook. Mi raccomando, mettete mi piace sulla pagina Facebook. Adesso ragazzi, apro tutto il resto, tutti gli altri personaggi, e ve li faccio vedere poi uno per uno in una carrellata, vediamo, messi da qualche parte. Ci vediamo tra pochissimo. Allora, eccoci qui. Questi sono i primi personaggi. Abbiamo Fierobecco, abbiamo Edwige, abbiamo Tonks e Professor Lupin. Poi qui abbiamo Silente con la Fenice, il troll di montagna che abbiamo visto prima, Hagrid, la professoressa McGranite e Malocchio Moody. Poi Karkaroff, Victor Krum, la professoressa Maxim. Qui c'è Rita Skeeter. Poi abbiamo Flair, Cho Chang, Lavanda Brown. Abbiamo anche Bellatrix, Bertie Crouch Jr., abbiamo Coda Liscia, abbiamo Cornelius Caramel, e poi passiamo un po' dello staff della scuola con Gazza e Mrs. Purr in braccio, abbiamo Piton, Raptor, Professor Lumacorno, Vitius, Allock, una seconda versione di Lupin, Hagrid, un'altra seconda versione, la professoressa Sprite, la professoressa Umbridge, odiosissima anche in versione statua. E poi c'è anche un Testral fatto, ragazzi, benissimo. Cioè, sono veramente una figata queste statuine. Poi c'è lui, che non ricordo il nome, è un membro dell'ordine, forse Shakebolt, non mi ricordo. Scrivetemelo nei commenti se ve lo ricordate. Poi abbiamo Padma. Abbiamo i Dursley, ragazzi, sono fatti una figata. Io sono troppo contento di queste statuine. Guardate come sono fatti bene. Sono uguali agli attori. E qui abbiamo una versione del trio. Questa è la mia preferita, devo dire. Ce n'è anche altre, ora ve le faccio vedere. Però questa è quella che a me è piaciuta di più. E poi ancora Goyle o Tiger. Non li ho mai... Non me li ricordo mai chi è Tiger e chi è Goyle. Uno dei due. Seamus Finnegan. Qui c'è un Neville ragazzino con Oscar in braccio, e non so se si nota, ma nella tunica c'è anche lo stemma di Grifondoro riprodotto. Sono fatti davvero nei minimi dettagli. Qui abbiamo altre due versioni di Harry e di Hermione, con l'abito rosso che ha durante il matrimonio di Bill e Flair, così come Ginny con l'abito del matrimonio, e così come abbiamo anche una Hermione piccola che prepara la pozione polisucco, un Harry piccolo con Edwige sul braccio. Abbiamo uno dei gemelli Weasley con la valigetta Weasley Weasley e Luna Lovegood. E ultima carellata con Greyback, Ollivander, la signora Weasley e Xenophilus Lovegood. E poi abbiamo un Mangiamorte con Narcissa, Fiorenzo, che è davvero bello grosso. E poi due versioni di Voldemort, una con Voldemort in forze e una con Voldemort che sta morendo, quella più a sinistra, diciamo la scena finale dei film. E poi abbiamo anche un Tom Riddle da piccolo e Batit da Bat. Eccoci di nuovo qui. Ragazzi, spero che questo super video unboxing vi sia piaciuto. Spero che qualcuno di voi magari abbia provato le mie stesse emozioni rivedendo queste statuine e abbia deciso magari di comprarle.
Ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentatemi, se volete informazioni contattatemi o su Telegram, sulla pagina Facebook, qui su YouTube, come volete, sono a vostra disposizione. Tutte le informazioni comunque le trovate nell'info box. Ci vediamo al prossimo video, ciao!